Ordinanza, c'è un'ordinanza. Provate a rispondere, ci sarà un responsabile tra di voi, no? O siete tutti responsabili? La vogliono qua. Io sto aspettando una risposta. Se non c'è un responsabile che dia la risposta, vuol dire che siete degli irresponsabili e degli abusivi. E sto aspettando una risposta. Solo abusivi. Non sente? Sono sordi? Ogni anno c'è stato questo abuso, eh? Ogni anno. Nessuna comunicazione ai proprietari che abbiamo le case laggiù. Prima di tutto non sono arrivati, nessuna comunicazione ai noi proprietari che non possiamo arrivare a casa nostra, alla casa nostra. Ogni anno che ci sono state le manifestazioni loro chiudono e non comunicano. In più sempre ci sono stati degli abusi giù a casa nostra, perché ci hanno tagliato le reti di confine, ci hanno distrutto le serrature delle porte. Abbiamo fatto le denunce, fino adesso nessuna risposta su queste denunce che abbiamo fatto. Adesso ho chiesto, sì, il responsabile si avvicina e mi dice che c'è questa ordinanza, per quello oggi o domani tu non puoi passare a casa tua, e nessuno si avvicina. Quindi tu non puoi andare a casa tua e nessuno ti ha dato una motivazione o una risposta. Esatto, esatto. È quello che volevo capire, se c'è qualcosa di scritto, è questo un abuso di potere da parte di loro, perché noi che siamo proprietari dobbiamo passare a casa nostra quando è... vogliamo, non sempre quando loro decidono che mi devono lasciare passare a casa mia. Sono a casa mia, vengono, mi chiedono i documenti quando sono a casa mia. Tu hai la casa alla borgata dei Mulini? Esatto, ho la casa lì ai Mulini, che è ancora l'unico che sta in piedi, e noi ogni anno venivamo lì a vivere d'estate. Adesso con loro non possiamo più venire, perché non ci siamo sicuri. Con i bambini non siamo sicuri, perché loro in qualunque momento arrivano a casa e ci fanno spaventare. Ecco, questo vorrei dire. Allora c'è la signora proprietaria della casa che tre quarti d'ora fa ha chiesto di poter andare a controllare casa sua, perché lei non ha ricevuto nessun ordine, nessun. Cioè lei ha tutto il diritto di andare a casa sua, che è lì sotto, dove ci siete voi, dove ci siete tutti. E ha detto: se qualcuno mi accompagna voglio solo controllare, perché non è la prima volta che poi si trova tutto sfacciato. Allora chi deve chiedere? Deve scriverla una domanda in carta bollata, poi fra due giorni potrà passare? Lei a casa sua. Solo per avere un'idea. Con le farfalle nella via Valle. Davide. Signori, no, no, ma non possiamo andare. Però dopo che ti devo dare in pace, no, no. Futuro, migliore, alberi, gioia, aria pura, perché ogni volta che c'è una manifestazione lei deve andare a controllare questa casa. Perché altrimenti non viene chiesto a voi, perché non si è. I bambini di tutto il mondo hanno di essere felici. Io devo controllare, perché ogni volta non posso lasciare la vita, la casa, è una vita, ogni volta. Vistate. Ma quando sono arrivati tutto questo? Adesso io non ho chiarito. Questo noi sappiamo. Allora vedo, come si poi domani. Viene all'uomo. È l'uomo che appartiene alla terra. Questo noi sappiamo. Va col marito, va col marito. Fate Non si chiude, non si chiude un posto dove ci sono delle cose. È questo che dovrò vedere. Si vede che hanno assunto tanti registi mancati. Siamo famosi. Lo sapete benissimo che siete proprietari, dai. Mi sono già andati perfino in casa un po' di volte, fate paura a i bambini. Mettete.
Brava Fatima! No, voi non siete buoni! Non siete buoni, ci state rovinando un sabato! Io non posso andare a casa sua se c'è il posto. Poi ora fa vacanza! Andiamo a guardia ladri! Dai, dai! Chi fa la guardia? Chi fa? Guardia ladri!